c'è la delegata di Foggia, la dottoressa Giuditta Belpiede, e c'è Karim Bizimana, formatrice in ambito interculturale. Io passerei subito la parola a Rino Pizzano, che ci deve lasciare. È un momento culmine di quel percorso avviato ormai qualche anno fa nella nostra comunità, comunità che ha dimostrato una grande apertura verso i temi di attualità e soprattutto verso il rispetto dell'essere umano, di quelli che sono i propri diritti. Da questo punto di vista io dico che c'è stata una grande sinergia tra le istituzioni messe in campo, ecco perché ringrazio l'ASL per il grande lavoro fatto sino ad oggi, non solo nella stesura di questo regolamento, ma anche nel favorire quelli che sono i servizi a disposizione degli immigrati presenti nella nostra comunità. Qualche anno fa, quando immaginavamo il ruolo dello sportello dell'immigrazione, immaginavamo proprio questo, un ruolo di coordinamento tra le varie istituzioni, un ruolo di riferimento rispetto a tutti gli immigrati presenti nella nostra comunità e un ruolo di coordinamento rispetto a tutto quello che mancava. Io dico che abbiamo fatto notevoli passi in avanti, i risultati sono sotto gli occhi di tutti, compreso il regolamento che verrà esposto qui questa sera. Abbiamo veramente messo in campo una grande rete che io ritengo debba essere la stella polare di quello che è il percorso che ci deve accompagnare, soprattutto in un momento difficile e in un momento particolare come questo. Io dico che bisogna dimostrare attenzione nei confronti della tutela dei diritti, e quando si parla di tutela dei diritti non si fa nessuna distinzione. I cittadini sono tutti uguali e noi come comunità abbiamo il dovere di garantire gli stessi diritti a tutti coloro che sono presenti nella nostra comunità. La Consulta, la ASL, quindi la Consulta conoscerà ancora di più questo regolamento, poi chiaramente il compito che noi abbiamo è quello di promuovere questo regolamento, altrimenti il rischio serio che si corre è che resti lì fermo, no? Bene, che cos'è questo regolamento? Perché è importante? Innanzitutto a chi è rivolto? È rivolto questo a tutti gli impiegati, i funzionari e i dirigenti dell'ASL, non è rivolto a ciò. Cioè dice a loro, guardate che voi dovete fare queste procedure. Il nostro compito qual è? Acquisire questo regolamento, farlo diventare nostro, e quando ci sono interpretazioni, molto spesso anche in buona fede, molto farlocche, uno va a dire, no, guarda che qua sta scritto che tu devi fare questo, a parità di trattamento con le cittadine italiane. La tutela della salute del minore, l'esecuzione della convenzione del fanciullo, le vaccinazioni secondo le normative dell'Unione Europea, gli interventi di profilassi internazionale, la profilassi, la diagnosi, la cura delle malattie infettive ed eventualmente bonifica dei radicolari, cura, prevenzione e riabilitazione in materia di tossicodipendenza. Come un albero che dalle radici trae la sostanza e quindi all'infantile tutto, la stessa cosa, lì era stato l'inverso. Dai vertici abbiamo dato a tutti capillarmente tutti gli uffici. È arrivato, non è arrivato, alcuni ci hanno dato riscontro, altri no, però sostanzialmente il regolamento c'è ed è una realtà. Le norme non sono poche. Le norme devono essere coordinate anche fra di loro, perché negli anni si sono avvicendate regolamenti comunitari, direttive comunitarie, legge dello Stato italiano, circolari, non circolari, testi unici, quindi abbiamo tanta, tanta produzione normativa. L'Italia poi in questo è abbastanza da record. Intanto io ringrazio la platea e poi ringrazio chi ha organizzato questo incontro, che come si diceva sembra banale che ci troviamo oggi qua a riparlare delle stesse cose, perché chi lavora già nel campo dell'immigrazione, chi lavora già con gli stranieri, quindi ha a che fare con l'ASL, con tutto quello che riguarda l'ambito dei servizi, conosce a memoria, diciamo più o meno, quello che sono le normative in materia di salute degli immigrati. E quindi sembrerebbe banale, invece no, è molto importante, perché è un documento che va a raccogliere, a fare un bagaglio di quello che esiste da sempre, nonostante ci sono
sono stati nel frattempo la legge di pacchetto sicurezza e le Bossettini, in realtà non è mai così esplicito per ogni caso che ci incontra. Io per esempio mi sento anche onorata a rappresentare gli operatori sociali qua, benché ci siano tanti qua che vedo che sono sempre sul campo, sono più preparati di me, ci lavorano molto probabilmente, sono anche, cioè, ci lavorano più di me sulla, tutti i giorni sulle stesse problematiche. Quindi un po' mi sento onorata e ovviamente sento questa responsabilità. Ma quello che voglio dire è che quando si va a scontrarsi sullo sportello, con lo sportello, allo sportello con un operatore, no, dell'ASL, in realtà sì, in qualche modo uno si rende conto che è una questione di ignoranza, però il fatto che è l'operatore che sta dietro lo sportello con quel vetro, uno sta fuori, è difficile viverlo come ignoranza, perché non è un rapporto alla pari. E non essendo un rapporto alla pari, in teoria, chi è dall'altra parte, l'operatore dello sportello, è un tantino in su, no? In più dovrebbe avere quella responsabilità di saper mettere al proprio agio invece chi ha bisogno del servizio. Però senza polemiche andiamo avanti, perché io sono veramente contenta che ci sia stato questo documento, agevola moltissimo noi che andiamo a sbattere, che di solito ci portavamo dietro le cartelle di tutte le normative, si prende l'appuntamento, dice no, l'appuntamento con la dottoressa lo devi trovare per la regione tra una settimana, la trovi, non la trovi, non riesci a discutere, ci torni un grande lavoro, no? Di impegno, di tempo, perché tu vai dicendo questo l'avete detto voi, cioè io sono ignorante, però così c'è scritto, non c'è più margine di una personale interpretazione.